suo esercito. Intanto, direttore, il nostro principale fronte di combattimento è quello delle sanzioni che sono andate a colpire il settore finanziario russo. Oggi c'è un appuntamento importante che è quello del pagamento di alcune cedole dei bond russi. E qui la questione è la Russia pagherà in valore internazionale, cioè in dollari, e quindi rispetterà gli accordi, oppure pagherà in rubli e quindi di fatto andrà in default. Saluto, ci ha raggiunto Lando Maria Sileoni, presidente della Federazione Autonoma Bancari Italiani, Buongiorno. e Simona Bonafè, Partito Democratico. Prima di coinvolgervi, però, Buongiorno. fatemi andare da Marcello Piazzano, perché queste sanzioni, appunto, noi lo dobbiamo dire, dobbiamo essere consapevoli di questo, colpiscono alcuni settori della nostra industria. Non solo, Marcello, perché lì sei in un'industria di scarpe che vende molto, in Russia, ma anche perché, avendo venduto molto in Russia, vanta dei crediti, deve essere pagata. E Esatto, quindi ci sono tante industrie italiane che oggi esattamente. dicono: ma poi i russi pagheranno in dollari, cioè in valuta valida, oppure ci mandano quelli che ad oggi sono, scusate la semplificazione, dei soldi del Monopoli, perché il rublo non vale più niente. Marcello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno da Montegranaro. Siamo in un laboratorio di scarpe, abbastanza intuibile, siamo proprio nella filiera che produce queste scarpe, scarpe che piacciono tantissimo ai russi, anche perché fra poco avremo modo di parlare con il proprietario di questa ditta, Gianfranco Butteri. Quasi l'80% di queste scarpe che vediamo qua finiscono, sono destinate al mercato russo. È un mercato per lui che vive L'80%. ormai da 25 anni. Quasi l'80% finisce nel mercato russo. Noi stiamo vedendo proprio come stanno preparando, a dover di cronaca devo anche dire, stanno lavorando al 50% perché chiaramente la guerra ha inciso tantissimo, ma ha inciso soprattutto quella che è la liquidità, Gianfranco, perché cos'è che sta succedendo? Il problema è che voi vantate Sì, tanti crediti, dei però crediti. se loro vi promettono, vi diamo il corrispettivo in rubli, Sì. vedendo la svalutazione, se un chilo di pane costa 113.000 rubli, cioè. Non si può accettare questo, non si può accettare perché il rublo è in caduta libera e sicuramente supererà i 200 rubli per un dollaro. E allora per noi diventa molto difficile, dobbiamo insistere per poter essere pagati in euro o in dollari. Ma come fate? C'è preoccupazione, anche perché comunque voi siete molto esposti con la Russia. Io ho detto che vendete l'80%. Francesco, loro hanno anche un mercato pluriventennale con altri paesi dell'ex Unione Sovietica. Comunque l'esposizione è, diciamo, con la Russia tanto. Sicuramente, noi da 25 anni lavoriamo con il mercato russo e in questo momento è veramente difficile perché, ma al di là del rublo o non rublo, sono proprio bloccati in questo momento i pagamenti, non riescono a farli, i nostri clienti che vogliono magari pagare non riescono nemmeno a pagare. Io vedo tutte queste Di quanti scatole, alcune pagamenti sono stiamo destinate parlando, a spedizione. Marcello? Sì, sono destinate alla Di spedizione. quanti pagamenti stiamo parlando? Ma circa sui 200.000-300.000 euro come cifra. Che è una Che cifra insomma che incide su quanto è il vostro fatturato? è almeno attualmente del 40-50%. Voi capite che su Sì, quelle sì, sì. sono già Tutto scarpe questo. prodotte, già scarpe vendute, già scarpe spedite che devono essere pagate, quindi non stiamo parlando solo del problema che poi questa azienda si troverà se il suo mercato principale si interrompe, cioè non possono più mandare in Russia, ma stiamo parlando di scarpe già spedite, già mandate, che devono essere pagate e che rischiano di ricevere, diciamo, quello che in rubli valevano 200.000 euro un mese fa. Oggi quei rubli lì lei non ci compra neanche, diciamo, il cuoio per 20 paia di scarpe. Meno della metà del valore, meno della metà del valore attualmente, che prima stava a 80 rubli per un euro, adesso ha superato i 150, mi sembra oggi. Una scarpa del genere adesso vale neanche 15 euro.
Ma diciamo 30 euro. 30 euro, mi sono tenuto... Contro le 80-90 che era prima. E speriamo che tutto si sistema, per noi è molto molto difficile questa cosa. Anche perché, Francesco, questo non riguarda soltanto Gianfranco, perché noi abbiamo ospite anche Alessandro Migliore, che rappresenta la CNA, quindi a lui chiediamo quella che è la situazione nella provincia di Fermo, nella provincia di Macerata. Qua stiamo parlando di distretto. Esatto, degli artigiani, siete a pezzi. E la situazione dell'imprenditore qui rappresentato non è esclusiva, è chiaro che è una situazione emergenziale molto più del Covid, perché innanzitutto viene subito dopo il Covid, ma questa crisi di liquidità riguarda Gianfranco, ma riguarda, abbiamo detto, il distretto produce e esporta per l'80% verso la Russia, riguarda la totalità degli imprenditori, perché indirettamente se manca la liquidità a Gianfranco e all'80% come Gianfranco vengono coinvolte tutta la filiera, e quindi il momento è gravemente preoccupante. Quanti lavorano qua in queste province? Qui abbiamo sui 14.000 euro e di introiti? 14.000 lavoratori, gli introiti sono molti, ma la situazione è scoppiata nel 2014 e... Però parlando di adesso, la situazione è adesso drammatica. Poi i pagamenti sono... La situazione è drammatica, noi perderemo molto, molto lavoro e perderemo molta economia, e chiaramente tutti gli altri settori sono trainati da questo. E perderete anche molti soldi, perché evidentemente dalla Russia non arriva. Allora, aspetta un attimo Marcello, che voglio coinvolgere intanto Sileoni. Io non so se sono riuscito a rendere... chiaro l'enormità del problema, che non è solo che i pagamenti sono bloccati, ma anche che i pagamenti potrebbero arrivare in una valuta che oggi vale molto molto meno di quando è stato firmato il contratto. Quindi è come se ti arrivasse un terzo di quello che avevi pattuito e di quello che doveva coprire i costi di quella produzione, quindi una perdita secca. Lei ha il quadro un po' della situazione dall'osservatorio privilegiato delle banche su quanti sono gli imprenditori in questa situazione. Allora, ci sono due considerazioni da fare in maniera molto sintetica, una più generale che prima lei ha accennato, che è fondamentale, cioè oggi scadono 117 milioni di dollari di bond russi. Tradotto significa che se Mosca non paga, i rubli scatta automaticamente il default, il fallimento della Russia. E questo è un aspetto fondamentale, perché da oggi vedremo che piega prende tutta la questione economica e tutte le sanzioni che hanno incominciato a pesare verso la Russia. Poi c'è l'effetto boomerang, che è quello che giustamente il titolare della pelletteria, che prima ha parlato, e il rappresentante della CNA hanno esposto in maniera molto, molto approfondita. Cioè, le aziende italiane che esportavano in Russia hanno chiuso gli stabilimenti e purtroppo alcune di loro hanno messo in cassa integrazione diversi lavoratori. Poi parliamo di un settore come quello delle scarpe, che vengono, le cosiddette scarpe di lusso, che vengono acquistate dalla Russia e che vengono prodotte nelle Marche. Poi c'è l'altro aspetto molto importante, che è il rischio del continuo deprezzamento del rublo. E quasi tutte le aziende italiane che hanno e stanno chiudendo quindi stabilimenti in Ucraina e in Russia. Insomma, i settori più colpiti, oltre a quelli che sono stati oggi esposti nel vostro servizio, sono quelli della siderurgia, dell'agroalimentare, del metalmeccanico e conseguentemente quelle che hanno carenza di materie prime per le fabbriche in Italia. Quindi c'è una situazione di carattere generale, e oggi vedremo come si comporta la Russia, ma c'è una considerazione più analitica e più mirata che colpisce pesantemente alcuni settori. Come noi mostriamo. Ma sì. Senta, una domanda, Sileoni. Se la Russia... Oggi già con 119 milioni di cedole che deve rimborsare, che non sono neanche una cifra altissima, ma magari da qui a 20 giorni, quando invece le cifre cominceranno a salire, dovesse andare in fallimento,
Il contraccolpo per le nostre banche ci sarebbe oppure siamo relativamente poco esposti? No, noi siamo relativamente poco esposti. Okay. I due principali gruppi bancari che sono Unicredit e Intesa. Unicredit è esposta in maniera tutto sommato abbastanza moderata, Intesa molto di meno, ma tutte e due i grandi gruppi bancari italiani stanno pensando di uscire dalla Russia, quindi stanno pensando ad un disimpegno. Chiaramente ne pagheranno le conseguenze quei lavoratori che lavorano in Russia, moltissimi sono russi, ma ci sono anche lavoratori italiani che lavorano in queste banche italiane presenti in Russia. Quindi l'esposizione complessivamente si attesta intorno ai 24-25 miliardi, ma sono tutti prestiti che sono stati erogati direttamente ad imprese russe. Ok, questo era importante anche per capire, direttore, poi arrivo dalla Bonafè, per capire poi quelle che sono le conseguenze oggi o tra 10 giorni se la Russia, diciamo, dichiarasse di non avere più intenzione di pagare i suoi... Il signore della CNA prima faceva un'osservazione molto importante, cioè non arrivano i pagamenti, ne abbiamo parlato nella sua trasmissione qualche giorno fa, sono i primi effetti dello SWIFT, cioè del blocco delle transazioni commerciali. Ecco, grazie per la sottolineatura, cioè quindi i pagamenti bloccati, primo problema per queste industrie, direttore, sono la conseguenza del fatto che abbiamo deciso di togliere il sistema dei pagamenti russo dal sistema internazionale. Ovviamente questa è una conseguenza che ci riguarda, però c'è chi è un po' in prima linea, direttore. No, certo che è in prima linea, è in grandissima difficoltà, però... diamo una dimensione al fenomeno. Se non sbaglio, le esportazioni verso la Russia riguardano, credo, il 2% scarso delle esportazioni italiane, e più o meno lo stesso vale per le importazioni. Cosa voglio dire? Che è ovvio che se tu fai parte di quel 2% sei in grandissima difficoltà, ma è tra l'altro sono molto circoscritte come comparti, il calzaturiero, una piccola fetta di agroalimentare molto localizzata anche dal punto di vista territoriale, cioè sono dimensioni e settori che lo Stato può e deve ovviamente aiutare con una ricompensa. Cioè quel signore lì non è che non vende più le scarpe perché le sue scarpe non piacciono più ai russi, ma perché lo Stato italiano gli impedisce di venderle ai russi e quindi dovrà essere ricompensato. Parliamo di cifre che dovrebbero essere alla portata di un paese moderno, civile e solidale. Bonafè, su questo appunto. Ma sono molto d'accordo. Arrivo Sileoni un attimo, Bonafè. Sono molto d'accordo che noi dobbiamo sostenere le imprese europee che sono attive nel mercato russo e che stanno subendo gli effetti più devastanti di queste sanzioni, anche perché è stato ben detto, sono aziende che occupano settori circoscritti e quindi sono anche aziende per lo più di piccole e medie imprese che senza un aiuto concreto rischiano davvero di collassare. Ma cosa significa ristori, diciamo, come facevamo per il Covid? La modalità è allo studio da parte del governo e credo che proprio in questi giorni verrà varato un decreto che si occuperà di questo, si occuperà anche dei problemi che sta creando questa guerra in Ucraina sul fronte più, diciamo, dei carburanti, del costo dell'energia. E però guardi, mi faccia dire, perché capisco che la situazione è davvero drammatica, d'altra parte le sanzioni sono l'unico modo che noi abbiamo per fermare Putin, per fermare questa guerra senza ricorrere alle armi. È chiaro che le sanzioni hanno effetti devastanti non solo sugli oligarchi, come è stato detto, ma anche attraverso il congelamento degli asset della banca centrale e comunque lo SWIFT, come veniva ben detto prima, hanno effetti anche sull'economia, sulla società russa e ahimè anche sulle imprese che sono in Russia e sono italiane, o come le imprese che invece stanno in Italia ma hanno, diciamo, export verso la Russia. Quindi è evidente che dovranno essere studiati provvedimenti che danno respiro a questa situazione. Sileoni, cosa voleva dire prima?
legato al turismo cosiddetto ricco che verrà meno, che pesa per circa 2 miliardi. E come diceva bene il direttore Sallustri, servono le stesse più o meno le stesse, gli stessi provvedimenti che hanno gestito l'emergenza della prima e della seconda fase della pandemia. Quindi, per quanto riguarda le banche devono assolutamente rinnovare le garanzie pubbliche, devono assolutamente, come dire, permettere, dare più respiro a quelle aziende che ancora faticano a pagare. E soprattutto, cioè, lei dice le banche, nel senso, devono poter essere garantite dallo Stato sui crediti che loro hanno concesso. Questo, stiamo parlando di crediti ancora del periodo del Covid, però questa seconda crisi Però il paradosso è un altro, no? Che molte persone non sanno, che di fronte alla volontà da parte delle banche di poter rinnovare, no, le garanzie pubbliche sui prestiti, c'è una spinta molto forte che neanche in questi ultimi giorni è venuta meno da parte della Banca Centrale Europea, che invece pretende che i crediti siano valutati in maniera tradizionale. Quindi come fanno le aziende che sono colpite, no, dall'effetto boomerang anche delle sanzioni che vengono prese nei confronti della Russia, come fanno le nostre aziende italiane di fronte alla Banca Centrale Europea, che invece pretende non più le moratorie, non più le garanzie pubbliche, ma che il merito creditizio, cioè l'affidamento, sia valutato. È troppo presto, esatto. E sicuramente questa è una discussione che va allargata e portata in Europa. Incaricheremo la buona fede. Io vi voglio far vedere invece, come giustamente diceva la buona fede, queste sanzioni sono un'arma che colpisce però la Russia, che toglie tempo alla guerra di Putin, perché la guerra di Putin va finanziata. E una cosa che ci ha colpito molto in questi ultimi giorni è l'addio dei social network dalla Russia, con anche il danno per quelle che erano le influencer e gli influencer russi. Guardate. 48 ore l'incubo di un mondo sconnesso da internet e realtà in Russia. Infatti dal 14 marzo è impossibile accedere a Facebook e Instagram. Decisione di Roskomnadzor, l'Agenzia Nazionale per il Controllo delle Comunicazioni di Massa, che ha bollato questi social network come associazioni estremiste, impegnate a diffondere insulti e inviti a commettere violenze contro cittadini e militari russi. La guerra di internet ha però scatenato un cortocircuito. Io non so fare altro. In Russia in un mese Instagram contava oltre 34 milioni di utenti con 230 milioni di post pubblicati, mentre oltre 60 milioni utilizzavano Facebook. Per molti e per molte era diventata anche un'attività davvero redditizia. Se pensate che per me, come per una qualunque blogger, Instagram sia una fonte di guadagno, vi sbagliate di grosso. La Russia ha da tempo i suoi canali social, Kontakte, Mail.ru, Odnoklassniki, ma si tratta di piattaforme che parlano all'area dell'ex Unione Sovietica, non all'Occidente europeo-americano, quindi le platee si riducono. I vostri iPhone non mi servono a nulla, ecco, siamo alla fine, ragazzi, è un disastro, a me non servono. Prima l'addio dell'hamburger americano, ora le lacrime delle influencer per i social negati. Il fast food, la moda firmata, internet. Dopo 30 anni la Russia rinuncerà a questo potente immaginario occidentale? Ha ragione Savoia, è un potente immaginario, e su questo ho chiamato Francesco Oggiano, collega giornalista e autore di un libro che si chiama Sociability, edito da PM. Che impatto puoi immaginare che abbia la scelta dei social network di andarsene dalla Russia? È un impatto fortissimo sicuramente, perché io sento un ritorno, regia. Comunque dicevo, un impatto fortissimo. Questa è la guerra più documentata della storia dell'uomo. Milioni di persone, milioni di ucraini hanno fatto il gesto di parlare davanti all'occupazione, hanno tirato fuori il cellulare e hanno chiamato i tank che gli stavano invadendo. Due effetti: da una parte sollevare l'indignazione occidentale, perché i video, paradossalmente, i video di guerra si sono dimostrati mezzo per petto su TikTok, capaci di fare indignazione, diventano virali quanto i contenuti che non hanno testo, quindi quelli video, e video molto più movimentati ed eclatati, i video di guerra. Secondo effetto, stavano iniziando a provocare anche l'indignazione russa.
da qui la giusta. Come diceva giustamente il vostro servizio, rimangono i social Russia che hanno grandi, prima sono parlati solo di contatti a 100 milioni di utenti. Il sogno di Putin è quello di avere un ecosistema di social dominante. Pensate che adesso c'era stata una legge d'aprile che imponeva ai venditori di telefoni di mettere i telefoni russi con 16 app preinstallate, app magari tutte di social, però niente in fascia. La stessa Kazakhstan ha annunciato che adesso tra tantissimi soldi in Europa, che è un portale che dovrà diventare lo YouTube russo. Al posto di Siri stanno iniziando a scrivere Marusha, cioè una versione audio russa. Ma e questo però secondo te funzionerà, nel senso che la condivisione funziona se c'è qualcuno con cui lo condividi, se il network si restringe al tuo condominio, allora non è più così attraente. Allora, secondo me non funzionerà a lunga. Calcolate che da quando è iniziato un po' il blocco ai social, i download delle VPN o delle soluzioni per aggirare il bando in Russia sono aumentate del 600%. Cioè, quindi più che scaricare le app con cui le vorrebbero sostituire, scaricano il modo per poter fingere di essere da un'altra parte che non è in Russia e continuare a usare i social che ormai si sono imposti sulla scena. Questo è molto interessante. Grazie a Francesco Oggiano, autore di Sociability, edito da PM. Ringrazio Lando Maria Sileoni, Simona Bonafè e Alessandro Sallusti. Vi voglio ricordare e richiamare sulla possibilità di dare una mano alla campagna di Mediaset anche da oggi con un SMS solidale, che è quello che vedete qui al 45596. Ad ogni modo, ogni informazione o anche altre possibilità d'aiuto su www.mediafriends.it. Grazie, a tra poco.